Buonasera, bentrovati, ci siamo, nostra location di domenica. Ci siamo anche con il calcio, in questo momento sta per cominciare la partita di posticipo, parlo del Torino contro l'Inter, la gente c'è soprattutto la gente del Borgo Pongarale per fare il nostro quarto tempo, un quarto tempo per loro un po' più amaro, io direi, perché hanno perso 6-5 contro la squadra del Mantova, c'eravamo anche lì, però riviviamo quello che è stato il nostro weekend di Pala Ovale. La nostra redazione è stata ospite della squadra del Diadana, quindi siamo andati a Grenoble e siamo stati lì, abbiamo vissuto un venerdì particolare, un venerdì che ha visto un primo tempo subire la squadra di Roland Phillips, invece nel secondo tempo, un secondo tempo io direi da incorniciare, perché si sono dimostrati all'altezza. Infatti alla fine della partita c'è stato l'applauso generale da parte dei francesi verso la squadra mantovana. E sabato siamo andati a Montpellier a vedere una partita importantissima della Heineken Cup, il Montpellier che ospitava il Ulster. Quindi riviviamo insieme, tale come abbiamo vissuto là, il nostro primo segmento dedicato al rugby Europa. Vamos! Diciamo che ritroviamo il Top 14 in un momento in cui il Top 14 probabilmente si sta elevando a livello europeo, quindi ritroviamo il palcoscenico europeo, e che palcoscenico, insomma, quindi veramente una prova per il Viadana importante, con una squadra che è salita solo l'anno scorso dalla Pro 2, ma ha programmi e progetti molto seri per il futuro, e quindi sarà senz'altro una partita di grande agonismo. Ci auguriamo che sia anche una buona partita. Per quanto riguarda il posto, lo stiamo scoprendo adesso, quindi adesso subito facciamo il pre-match con una buona birra, cosa dici? Assolutamente, è la prima cosa da fare. Va bene, andiamo. A tutta l'ora. A tutta l'ora, voilà. Andiamo verso la pancetta. Vamo con la pancetta unita. Voilà. Viva la France. Sì. Buon rappelì. Sì, me vuoi rappelì, sì, che l'Italia l'aveva gagné contro la Francia, oui, beaucoup de temps derrière. Il y a beaucoup d'Italiens ici à Grenoble. Oui. Beaucoup. Toi, par exemple, comment tu es italien, d'origine italienne? Mes parents sont italiens. Ton nom? Alessandri. Alessandri, voilà, oui. Toi? Pareil. Ah, voilà. Alors, bon courage, bon match. Oui. Tout c'est à vous, je crois, parce que... Mais qu'est-ce qu'il fait cette année, le Grenoble, en top 14? Ça marche. Sixième, ouais. Ah, oui. 5 victoires. Moitié. Ouais, c'est pas mal. 4 victoires, 3 défaites à nul, je crois. 2 victoires à l'extérieur. Ah oui, c'est toujours l'entraîneur, c'est... Landreau. Ah oui. C'est l'ex-entraîneur du Stade français, et même de la nationale française. Tout à fait, ouais. D'accord. Bon match, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Questo è il bello del rugby, siamo oggi a Grenoble per World Match, non importa il risultato, sì importa, però comunque per noi è la festa. Vamos! Intanto butto la birra. Vamos alla birra. Oh là là là. Guarda che bello come si presenta tutto qua. La presidencial, ¿seguro? ¿La? ¿La presidencial? ¿Dónde es la? Ok.
Où? En Argentine, hein? Non, à Viadana. À Viadana, lui. C'est en Sud. Oui, c'est en Lombardie, à côté de Parme. À côté de Parme. Côté de Parme. C'est un petit village, mais c'est pas mal. Le problème, c'est quoi? Voilà. C'est au mois de janvier. Ah oui, ça, avec le froid, il y a un plus qu'avec. Il y a un problème avec la. Voyage, voilà, je ne me rappelais pas. Hein. Bon match. Et voilà. Comment tu t'appelles? Oh là là, c'est mignon, les filles françaises. Merci. Si, Martine, ce soir, c'est qui gagne ce soir? Ah, je sais pas. Grenoble, quand même. C'est facile avec les Italiens. Bon match, bon travail, bon courage. Merci. Yeah.
Vergogna, non avete fatto un punto nel secondo tempo. Consegna il tuo tesserino e vai a casa, va bene? Le petit français, un compliment. Sei domace, le dossier mi un pas de poudre, un ma sei incroyable. Le top 14 avec les italiens, pas de poudre nel secondo metà. C'est pas normal. Oh là là. Dégage-toi, s'il te plaît. Ciao. Un finale nettamente incoraggiante, io direi, Riccardo. Io direi... tutto il secondo tempo, loro hanno, ci hanno punito severamente nel primo tempo e forse noi l'approccio alla gara non è stato forse dei più aggressivi, però negli spogliatoi ci siamo ritrovati e credo che abbiamo messo una dose di combattimento notevole nel secondo tempo, pur evidenziando, e questo ormai è nel dato dei fatti, il top 14 oggi rispetto all'eccellenza italiana ovviamente lascia non solo budget ma preparazioni fisiche, atletiche e quant'altro ovviamente di tutto rispetto rispetto a noi, però vige sempre la vecchia legge, combatti e avrai rispetto anche di quelli più forti. Infatti non per niente il pubblico francese ha applaudito la squadra di Viadana, dimostrando che loro hanno apprezzato l'atteggiamento e anche la tecnica, perché hanno fatto un bel gioco, hanno fatto delle belle combinazioni. Io direi che Roland sarà... Fine Roland sarà molto soddisfatto. Noi abbiamo fatto un calcio di punizione piazzato, sì, per tutta la partita, quindi abbiamo cercato di ritrovarci probabilmente e di ritrovare qualche struttura di gioco che forse ci manca ancora, ma pur pagando fisicamente negli ultimi 20 minuti siamo riusciti a mantenere un possesso che non vedevamo dall'inizio del campionato, quindi probabilmente il cambio del gioco sta ritrovando qualche certezza in più. Soprattutto con un made in Viadana, c'è tanti giovani di Viadana. Applauso adesso i nomi chi è di Viadana, dei nostri ragazzi li conosce, e sappiamo quanti 94, sì, abbiamo schierato, 5 di questi erano a fare la finale Under 20, non più tardi di giugno dell'anno, sì, scorso, sì, quindi sì, sì. Un plauso ulteriore significa che tutto il lavoro che viene fatto prima della prima squadra dà comunque dei risultati positivi. E adesso comunque si torna al nostro a livello dell'eccellenza, del Super 11 come lo chiamo io. Tutto da lottare. Ma noi ci aspettavamo, Norberto, qualche cosa di interessante per rivedere qualche certezza nel gioco. Abbiamo perso le sicurezze, come ti dicevo, dopo la vittoria contro Saint-Donà. Abbiamo perso alcune certezze che erano mischia, Tous, possesso di palla, Namol devastante, con cui l'anno scorso abbiamo costruito delle ottime strutture di gioco e molte nostre vittorie. Quest'anno abbiamo voluto cambiare la nostra struttura di gioco, nelle prime tre partite non le abbiamo viste. Stasera abbiamo cominciato a vedere qualche cosa di concreto. Elle s'en fout, elle balance.
Boca. Oh là là. C'est argentin? Qu'est-ce que tu en penses? Argentino. Argentino hasta la muerte. Don't cry for me, Argentina. Okay. Messi, Messi, Messi. D'autres mots, elle saurait faire de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère, la voix et défensive en église. Ah, les Français avec les Italiens, oh là là! Viva les Français! Voilà! Alors, me dicevi, Pavanti, veramente. Secondo tempo avete cambiato atteggiamento. Sì. A ogni punto di incontro sembrava la fine del mondo. Sì. Avete giocato all'aperto, avete migliorato in mischia chiusa. Ho visto dei piloni che veramente hanno messo tutto il cuore. Sì. No, veramente incoraggianti. Abbiamo migliorato tutti gli aspetti del gioco, a partire dalla mischia. Poi abbiamo provato a giocare, abbiamo tenuto il territorio, abbiamo giocato nella metà campo. E le poche volte che hanno attaccato li abbiamo sempre difesi bene, con impatti avanzanti. Tutte le palle 50-50 sono state nostre, al contrario del primo tempo che se c'era un pallone a terra era loro e loro giocavano su questo, erano molto tante mette su questo. C'è solo da lavorare e partire da dove abbiamo finito, perché possiamo fare bene anche contro le squadre francesi e straniere, insomma, inglesi. È stato veramente emozionante perché io ero là in tribuna quando il pubblico francese vi ha applaudito alla fine. Per voi è stato veramente una maniera di dire che abbiamo fatto qualcosa di importante nel secondo tempo. Sì, abbiamo fatto veramente una cosa importante perché loro hanno giocato pochissimo il secondo tempo, hanno giocato noi, hanno provato a giocare ogni calcio in punizione, giocandolo in touch, giocandolo veloce, e il pubblico l'ha apprezzato perché comunque è un pubblico che sa di questo sport, è stato un piacere. E tu cosa mi dici? A posto di guardare le ragazze, cosa mi dici? Facciamo una foto, dai. Tra l'altro, c'è un problema. C'è già un problema di che non sa parlare. Senza bestemmiare. Meglio di lui l'italiano, questo problema. No. Secondo me, abbiamo cambiato tutto. Perché Rola, quando è entrato in spogliatoio, l'allenatore proprio ci ha detto: ragazzi, qua bisogna far vedere chi siamo, perché non si possono prendere questi punti. E noi abbiamo un problema che ci dobbiamo svegliare prima. Quando ci siamo resi conto cos'erano loro e quanto sbagliavano, abbiamo detto: basta sbagliare noi, buttiamoci su quei palloni. Infatti, cambiare le mischie. Secondo tempo loro non hanno fatto neanche un punto, significa che siete voi che siete molto bravi, non loro anche. Loro hanno sbagliato e noi ne abbiamo approfittato, il problema è che non abbiamo fatto punti neanche noi, però è cambiata la storia con le mischie, push migliori, punti incontro più duri, dobbiamo farlo dal primo tempo e secondo me le cose vanno differenti. Guarda che giocare in Europa, anche se prendi tanti punti, per voi vi fa alzare il livello. Esatto, ci alleniamo per un livello migliore sicuramente dopo nel campionato italiano, ma io penso che se ci svegliamo al primo tempo e non facciamo gli stessi errori possiamo sempre più migliorare. L'errore poi può andare solo su uno scalino migliore. Ma adesso ci godiamo il terzo tempo, che bello questo villaggio qua, eh? Bello, molto bello. Una roba allucinante, bellissimo. C'è esperienza essere qua, eh? Sì, prima volta. Ti fa crescere? 19 anni, grande opportunità. In realtà, secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, in difesa abbiamo forse sprecato un po' in attacco, ma è andata veramente bene il secondo tempo. Il fatto che avete visto che loro non riuscivano a ingranare il gioco al secondo tempo vi ha caricato al massimo? Ci ha dato più energia, dovevamo reagire agli errori del primo tempo e l'abbiamo fatto nella maniera migliore. Dicevo con i tuoi compagni, che bello questo terzo tempo, questo villaggio è enorme. È una cosa fantastica. Tutti ti guardano come se fossi chissà chi, è veramente una cosa che in Italia è difficile da portare e speriamo sia possibile un giorno. Buona continuazione. Grazie. Ciao. E voilà, siamo a Montpellier, a questo bellissimo pub, grill. Fa la concorrenza a De Blutins, ovviamente, parlo della cistera numero 10 perché appartiene all'apertura del Montpellier. Vamos! E voilà! Le Jeux sont faits! E voilà! Oh là 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 là!
Buongiorno. Bella vita, Bella vita, les anglais, les irlandais, tous les machins. C'est super. Ok. Aujourd'hui, today, the winner is... All-Star. The winner is... All-Star. For you, the winner is... Beer. For you... All-Star. Montpellier. Voilà, c'est bon. C'est bon pour le moral. Alors, va mangiare. Va mangiare. È meglio, meglio. Forza, Oster. Forza, Oster. Ok. Ci siamo. Bonjour. Viva Montpellier. Viva l'Italia. A Montpellier, c'est Montpellier qui gagne. D'accord. Hola. Simpatica, un po' pompelmo. Allora, abbiamo un po' di rugby qua, un po' di gastronomia qua. Che svogliamo più della vita, ragazzi? C'è tu. Riccardo, per quanto riguarda la gastronomia del nostro amico Trent Duke, superata? È un ottimo mediano d'apertura anche in questo caso. Dimmi il risultato o dimmi il tuo pronostico. Su questa partita? Sì, sì. Cardiff non ha cominciato bene la Celtic League e è in grande fase di rinnovamento. Schiera tutti gli internazionali del Galles, a cominciare da Alf Penny, dal capitano, Jenkins, ma certamente il livello tecnico è inferiore a quello del Tolone. Però gioca in casa, devi sempre in casa di questi gallesi. Cardiff poi, con la sua tradizione, dovrai sempre fare una partita al massimo dei tuoi livelli per espugnare questi campi.